Ciao a tutti. Per prima cosa vediamo la differenza tra donna narcisista overt e covert. La narcisista overt solitamente è una persona estroversa, simpatica, romantica, brillante, insomma, la donna della tua vita. In realtà è tutta apparenza, poiché non prova né affetto né amore, è semplicemente una persona cinica e calcolatrice, sempre pronta a rinfacciarti qualsiasi cosa. La narcisista covert, ossia nascosta, è sicuramente più difficile da individuare, in quanto si presenta come una persona, il più delle volte timida, riservata, introversa, ma altrettanto tossica e manipolatrice. Tuttavia, per riconoscere una donna narcisista manipolatrice, basta stare molto attenti sui primi segnali psicologici che mette in atto con te. Uno dei primi segnali in una figura con personalità narcisistica è lo smisurato investimento sulla propria persona. La donna narcisista solitamente è molto affascinante, con un certo carisma, e fin dall'inizio della conoscenza riesce a farti sentire speciale. Un altro campanello di allarme è quando inizia a mettere in atto piccoli e subdoli sensi di colpa, tanto da farti sentire colpevole di un qualche cosa che nemmeno tu ti rendi conto. Altro segnale è quello di paragonarti continuamente ad altre persone. Secondo lei saranno sempre migliori di te. Altro punto fondamentale che stai frequentando una donna narcisista è la costante critica che lei fa verso le altre donne o famiglie. Se tu noti, di fondo, c'è una certa invidia, ecco perché tende a sminuire chiunque. D'altra parte, per sentirsi unica e speciale, deve sempre risaltare ed essere al centro dell'attenzione. Diciamo pure che lei vive su un palcoscenico rispetto agli altri. Lei ha un senso eccessivo di grandiosità, un alto senso di sé. Un altro segnale importantissimo è la sua totale mancanza di empatia. Non riuscirà mai a mettersi nei tuoi panni, qualsiasi cosa accada. La narcisista è costantemente centrata sulle sue necessità e su se stessa. Un altro indizio è la manipolazione e la menzogna. Riesce a farti fare quello che vuole perché ricordati che le narcisiste sono maestre nella manipolazione. Ti mentirà sempre, in ogni cosa. Anche la più piccola. D'altronde ha imparato fin da piccola a vivere di falsità. Per lei è una cosa assolutamente normale. Un'altra cosa che la narcisista sa attuare alla perfezione è il gaslighting, una forma di manipolazione e di abuso psicologico che mette in atto nei tuoi confronti per acquisire potere, arrivando al punto di farti dubitare di te stesso. Così da avere una vera e propria distorsione dei tuoi pensieri e della tua realtà. Credo che tale violenza psicologica sia tra le peggiori che la vittima possa subire, perché i suoi effetti sono devastanti. Ti farà perdere la testa. Ciò nonostante, esiste una strategia per difenderti da tale lavaggio nel cervello. Ecco le 10 tecniche usate dalla donna narcisista che si avvale di questa tipologia di manipolazione. Numero 1. Ti mente senza vergogna, anche se tu hai le prove della menzogna. In questo modo lei ti destabilizza. Numero 2. Nega all'infinito di aver detto la tal cosa, anche se tu hai la prova che non è così. Più lei insiste e più tu dubiti di te stesso e della tua realtà. Numero 3. Si aggrappa a ciò che ti è più caro e vicino come mezzo per raggiungerti, come ad esempio se hai figli, sorelle, fratelli o genitori. Numero 4. Ti porta al logoramento. È l'inizio della classica rana bollita che descrive coloro che arrivano ad acconsentire impassibili le angherie senza prenderne coscienza. Questa è la trappola del gaslighting. Numero 5. Ciò che fai, ciò che fa, non è ciò che dice. In poche parole dice una cosa, ma poi ne fa un'altra. Numero 6. Ti destabilizza prima dicendoti che sei un essere inutile
e magari il giorno dopo ti dice che sei un grande. Numero 7. Sa perfettamente che il caos affievolisce la persona. Il suo obiettivo è distruggere il tuo equilibrio psicologico. Numero 8. Fa di tutto per metterti contro le altre persone. Sta cercando di isolarti da tutti per ottenere maggior potere su di te. Numero 9. Racconterà agli altri che sei fuori di testa e magari lei si finge preoccupata per te. Numero 10. Ti dirà che tutti mentono, i tuoi amici, la tua famiglia, i media, e così ti farà dubitare della tua realtà. Non dimenticare che una narcisista vuole solo distruggerti, lei non ti ama, non ti rispetta e non vuole il tuo bene. La narcisista vive la sua vita indossando più maschere, perché senza di quelle lei è il vuoto in persona. Se trovi interessante questo video, condividilo e lascia un like. Scrivi un commento o una tua testimonianza. Iscriviti al canale per aiutarlo a crescere e attiva la campanella così riceverai una notifica dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.